Bene, allora dovremmo essere in diretta. Allora stasera, come molte delle sere, per questa rubrica prima di cena, dalle 18:30 alle 19:30, facciamo una diretta di vari argomenti. Allora, questa settimana vi ho già cambiato un po' il palinsesto, invertito cinofilia naturale al venerdì sera perché volevo parlarvi un po' bene di questo argomento ed essere tranquillo, mentre le altre volte al giovedì viaggio sempre perché è il mio giorno che faccio consegne dei cani oppure sono fuori per delle consulenze, allora l'ho messo al venerdì. Ma per voi che mi seguite, fate attenzione, ma ve lo pubblicherò già domani, la prossima settimana cambia un po' tutto il mio palinsesto. Allora, lunedì, mercoledì e venerdì, in questa mia rubrica prima di cena parleremo di cani, perché ho voluto dedicare lunedì ai cani da guardia e sicurezza, il mercoledì alla cinofilia naturale, quindi ciò che l'appuntamento di stasera, se vi interessano gli argomenti, lo anticiperò la prossima settimana, mercoledì, e il venerdì voglio riprendere il discorso sui cani antilupo. Questo perché mi sto rendendo conto che la cultura cinofila, legata a questa, specie di cani, o meglio tipologia di cani molto antichi, ha tutta una serie di tradizioni, una serie di logiche, una serie di collegamento fra il lupo, che è l'antenato del cane, eccetera, beh, non può far bene a questa cinofilia che si sta sempre più disorientando, sempre più sta uscendo dai binari e sempre di più a sfavore dell'animale. Noi, tutto ciò che noi facciamo, molte cose noi ci vantiamo di essere amanti di animali, ma tutto ciò che noi facciamo è frutto del nostro ego e si va sempre a interferire fra, l'animale, in questo caso il cane, e la natura. Non per nulla la mia cinofilia si chiama cinofilia naturale. Allora, queste dirette verranno fatte sulle singole pagine, ovvero lunedì sulla pagina Ezio Maria Romano Cani da Guardia e Sicurezza, però troverete sulle mie pagine, su tutte le mie pagine, le indicazioni. Basta cliccare sul link ed ecco che potete seguire la mia diretta. Poi il mercoledì Ezio Maria Romano Cinofilia Naturale, che è questa pagina dove sto facendo adesso la diretta, e poi c'è un'altra pagina che ha pochi follower. Per adesso, perché era una pagina che avevo a un certo punto spento, poi ho riattivato, rifacendone una nuova, Ezio Maria Romano, Cani Antilupo. E poi venerdì, che tratterò appunto questo argomento, vi dirò anche meglio perché l'avevo sospesa, perché l'ho ripresa, eccetera, eccetera. Allora, quello che io voglio dire di molto interessante, molto importante, che io sto premiando sempre di più le persone che mi seguono, con l'obiettivo di imparare qualcosa da me, perché insomma seguire qualcuno su Facebook ha una logica, non è che si segue qualcuno per scrivergli non sono d'accordo, e chi non è d'accordo deve seguire un'altra pagina, e né tantomeno io mi posso mettere a discutere sui social anche per una questione di tempo e chiedere per quale motivo uno non è d'accordo. Quindi con tutte le persone che mi seguono e credono di avere da imparare qualcosa da me, credo e voglio premiarli, facendo questa iniziativa che prima facevo solo al martedì, che adesso ho spostato a lunedì. Quindi, in sintesi, lunedì, mercoledì e venerdì parleremo di cani, e sia lunedì che mercoledì che venerdì, se superiamo i 50 presenti alla diretta, estraggo un videocorso che regalo al partecipante che noi tiriamo a sorte. Quindi videocorsi che parliamo sempre di un valore dei 400, 500, 600 euro. E quindi questo è un grande premio che do tutte le settimane alle persone che mi seguono. E questo l'ho voluto espandere nei tre, chiamiamoli, settori della mia cinofilia. Quindi lunedì, se chi partecipa, poi può partecipare all'estrazione di questo videocorso base sul cane da guardia, perché lì trattiamo il cane da guardia e la sicurezza. Il mercoledì, che sarà quella di cinofilia naturale, la stessa che noi
trattiamo stasera. Tratterò l'argomento perché è sempre meglio che noi facciamo vivere il cane fuori in giardino, se ne abbiamo la possibilità, ovviamente. Se non viviamo in giardino non lo possiamo fare, però ho un po' di considerazioni da fare anche su questo argomento. E quindi ci sarà il videocorso base di cinofilia naturale, che penso che sia molto utile e sono contento di estrarre a sorte fra i partecipanti tutte le dirette e di poterne regalare uno, perché il mio interesse, al di là che fare cinofilo è la mia professione, è quella di diffondere la mia cinofilia, che è sempre la stessa da quando sono partito. Io non ho mai cambiato, anche perché ho creato una cinofilia in base alla mia esperienza e tanti studi che ho fatto nel mondo e non credo di volerla adattare a ciò che richiede il mercato. Anzi, ho sempre più stimoli a mantenere la mia cinofilia proprio perché il mercato cambia per poter soddisfare un pubblico sempre più attento, ma direi anche sempre più interessato a una cinofilia artefatta. Ma non è il mio obiettivo. Quello che dovevo fare ormai l'ho fatto in cinofilia e adesso mi interessa diffondere i miei principi. Stessa cosa, esiste anche un video corso base sui cani antilupo che è molto istruttivo non solo per quelli che hanno bisogno dei cani da guardiania, che quindi hanno il bestiame, ma è molto istruttivo per tutti quelli che hanno i cani in generale, ma specialmente quelli che hanno i cani che li tengono in giardino e ancora di più a tutti quelli che hanno i cani da gregge, da pastore in giardino, anche se li tengono per la guardia, perché è proprio attraverso questo videocorso che si capiscono tutta una serie di concetti base. Quindi dalla prossima settimana partiamo parlando degli argomenti di cinofilia, lunedì cani da guardia e sicurezza, mercoledì cinofilia naturale e venerdì cani da guardiania antilupo. E andremo avanti fin quando la stagione lo permetterà, fin quando la gente avrà ancora voglia di stare a seguire queste mie dirette. E niente, di conseguenza, quello che c'è stato, il cambiamento di questa settimana è solo una cosa provvisoria, poi il palinsesto diventerà fisso con questi tre appuntamenti di cinofilia della prossima settimana. Perfetto, allora ho visto che vi state aggiungendo, voglio solo fare una condivisione rapidamente, di questa mia diretta. E dopo partiamo con questo argomento, un argomento che credo che sia molto importante che tutte le persone ne facciano. Non a caso lo sto facendo su questa pagina di Cinofilia Naturale, dove la maggior parte delle persone che mi seguono hanno ormai l'abitudine, consolidato l'abitudine di tenere il cane in casa. Io invece voglio appunto farli ragionare su alcune peculiarità di questa scelta. Ecco che scusatemi che devo solo fare qualche condivisione e poi passiamo all'argomento. Nel frattempo vedo che continuate ad aggiungervi. Ovviamente queste due pagine hanno meno follower di quella principale, ma comunque su questa pagina ho circa 12.000 persone che mi seguono. Non sono abituati al fatto che io faccio le dirette perché normalmente l'ho sempre fatte sull'altra pagina. Ma adesso voglio invece dedicare le dirette. Le mie dirette ai vari argomenti sulle rispettive pagine. Perfetto, ci siamo quasi e dopo partiamo. Intanto vedo che continuate ad aggiungervi. Allora, solo un attimo e ci siamo. Ecco qua. Bene, nel frattempo che faccio, eccola qua, questa condivisione, molto bene. Perfetto. Bene, allora l'argomento che voglio trattare stasera, e lo ritengo molto importante, lo ritengo anche un caposaldo un po' della mia cinofilia e del motivo per il quale non ho voluto trattarla così con un cellulare in macchina mentre viaggio, eccetera, perché mi sono preso questo impegno che sto portando avanti di fare. Per un periodo di tempo dove la gente spesso mi diceva sono stufo dei telegiornali, parlano solo sempre di argomenti, diciamo. Allora io tutte le volte che ci sono questi momenti mi adopero così per intrattenere un po' il pubblico e con l'occasione di trasferire della cultura cinofila che
Ci sono molte persone che l'apprezzano e di conseguenza so che questo è sempre un appuntamento gratuito. Allora, l'argomento di stasera è appunto perché è sempre meglio tenere i cani fuori in giardino. Quando io ho pensato di trattare questo argomento, mi è venuto da ridere perché purtroppo per me sono più di 50 anni, anzi a dire la verità sono più di 55 anni che io mi ricordo di aver avuto cani. Forse è più importante il fatto che siano 55 anni che io abbia cani che il fatto che 20 anni li ho studiati tutti i giorni in tutto il mondo, ho selezionato più di 2000 cuccioli senza dubbi, ho esaminato decine di migliaia di cani, ho studiato forse centinaia di migliaia di cani in tutto il mondo. Siccome già parecchi anni fa ho capito che non si poteva riuscire ad entrare nel cuore della cinofilia se non si studiava il lupo, poi ho studiato il lupo con i più grandi esperti del mondo e spero tanto che adesso finisca tutta questa storia della pandemia perché ho alcuni viaggi arretrati da fare, sia lo studio di cani randagi in alcune parti asiatiche. Quando c'era la pandemia, è scoppiata la pandemia, stavo studiando dei branchi di cani randagi sull'Oceano Indiano, nel Kerala, nel Karnataka e nel Goa. Poi sono rientrato e non ho più potuto muovere, se no avevo in programma un viaggio che dovevo andare in Vietnam, in Cambogia, per studiare dei branchi di cani. Ero stato molto appassionato di uno studio che ho fatto nelle foreste del Myanmar, della Birmania. Meno male, le ho fatte allora perché adesso sarebbe molto impossibile per questioni politiche. E vedere nelle foreste la presenza di questi monasteri buddisti e come interagiscono i cani spontaneamente con questi centri abitati, con questi monaci che sono molto discreti, che hanno un livello di ego molto basso, ed è stata veramente una bella esperienza. Io ho proprio potuto vedere il cane, cosa vuol fare, cosa non vuol fare nei confronti dell'uomo, perché si avvicina all'uomo o non si avvicina, a cosa interessa il cane dell'uomo, come reagisce il cane in base a reazioni dell'uomo. È stato uno studio molto interessante quello della Birmania e lo volevo ripetere in Vietnam e in Cambogia, però ci sono stati tutti i problemi che conoscete. Per cosa riguarda i cani da gregge, essendo stato nel deserto del Gobi, in Mongolia, dove ho potuto osservare molti cani, ecco che volevo andare, era tutto organizzato nella primavera, che invece non potevo manco uscire sul balcone ancora un po'. Io avevo programmato un mio viaggio nella Mongolia interna, l'Inner Mongolia, che sarebbe la parte cinese. Allora, mi viene da ridere quando dico i cani è meglio che li facciamo stare fuori. Nel giardino, se noi abbiamo il giardino, per questo che vi dicevo, non so se sia più importante il fatto che più di 55 anni che ho cani, che mio nonno era un cacciatore di pelli che nella zona delle mie montagne, dove ho poi costruito casa mia, era anche molto famoso, è stato uno degli ultimi cacciatori di pelli, quindi viveva sempre nella natura e mia nonna era una pastora, no? Diceva sempre che non aveva potuto studiare perché le capre le avevano mangiato i libri. Ecco, non so se sia stato più importante per la mia formazione questa realtà che io ho vissuto da bambino oppure il fatto che per 20 anni abbia girato il mondo a studiare sempre i cani. Allora, la differenza che c'è di concezione dell'animale, parlo attualmente, fra l'Asia e la parte diciamo orientale, la parte occidentale, vabbè, è veramente incredibile. Ma è enorme anche la differenza di concetto che c'è del cane fra quella che c'era qua in Occidente, ma non Occidente in generale, quella che c'era nei paesi dove sono nato io, negli ambienti dove sono cresciuto io, a quella di adesso. Si tende proprio adesso che abbiamo schiavizzato tutti gli animali possibili e immaginabili, a dire sì, va bene, ma l'uomo una volta era un troglodita, meno male che ce ne siamo accorti, ci siamo emancipati e quindi abbiamo favorito gli animali, determinati animali. Allora, se è vero che noi abbiamo fatto questo per il cane, dovremmo accettare anche che stabulare, ad esempio, le mucche,
i suini e le pecore rispetto al tipo di pastorizia, di allevamento che si faceva tanti anni fa, abbiamo fatto dei progressi. Ma poi ci ha spiegato la zoologia, ad esempio laggiù di queste mucche dove venivano tenute o vengono ancora tenute tutte in batteria dentro i capannoni, che a un certo punto gli apparati veterinari hanno cominciato a dire: ok, aprite solo sti cazzo di capannoni, arieggiate il più possibile. Poi se volete che le mucche abbiano un'ulteriore salute, dategli la possibilità di stare dove vogliono, ovvero fuori, coricarsi dove preferiscono loro, e nello stesso tempo la possibilità di ripararsi laggiù dove lo desiderano. E noi stiamo parlando di animali d'allevamento, no? Quegli animali che abbiamo insegnato ai bambini che l'agnellino è una cosa meravigliosa, e poi adesso a Pasqua facciamo che farne fuori qualcuno, o meglio ce lo facciamo far fuori da altri, ci mangiamo le costoline, le costolette, le costine, come si chiamano, piuttosto che i maialini che sono tanto simpatici, poi vanno a finire tutti nelle mortadelle, nei salami, eccetera, o le varie, la vecchia mucca carolina che doveva, come dire, essere l'esempio, l'intrattenimento per i bambini, poi è diventata la mucca Lola, e in quel modo lì si fa finta di non credere che questi animali incarcerati dall'uomo per fornire latte in quantità spesso superiore a quello che è il fabbisogno, ma all'interno di una filiera commerciale, e ecco, noi abbiamo fatto dell'evoluzione degli animali. Allora, quale sarebbe il motivo perché noi abbiamo, come dire, peggiorato così le condizioni di tutti gli animali da reddito, da allevamento, andandoli a cambiare le abitudini, a stabularli, a chiuderli nelle loro case, negli allevamenti, e avremmo invece dovuto portare dei vantaggi al cane, togliendolo dalle campagne. Io quando ero giovane c'erano cani randagi, eccetera, ci vivevano la loro vita, in libertà, si accoppiavano come volevano, cioè facevano la vita da cani, no? Io sono nato nel 1961, per quello c'ho purtroppo già 60 anni compiuti, tra un po' di mesi ne farò 61. E niente, ve l'ho già raccontato altre volte, cioè i cani randagi. I cani randagi erano il nostro intrattenimento dei ragazzi, dove si imparava che se i cani le rompevi le palle a volte ti mordevano, si imparava che non si era ancora ben coscienti. Quando io ero ragazzino, ero già molto appassionato di animali in generale, non riuscivo a capire tutta una serie di cose, la differenza che c'era. Ci pensavo l'altro giorno, davanti a casa mia una gazza ha fatto un nido, e fortunatamente è uscita una legge dove mi proibisce, perché magari adesso con gli studi che ho fatto non più, ma molti l'avrebbero fatto, di fare cosa facevo da ragazzo. Quando vedevo un nido di una gazzaladra, specialmente era l'animale che mi incuriosiva di più. Mi piacevano anche molto le ghiandaie, però erano più difficili da individuare. Però la gazzaladra, io salivo sull'albero, salivamo, tra l'altro andavamo sempre a cercare le gazze alle loro prime nidificate, o nidificati, credo. Quindi i primi nidi che fa la gazza giovane, allora si diceva che lo faceva in posti più bassi. Poi capiva che questi posti più bassi erano facilmente reperibili, man mano che la gazza andava avanti, l'anno dopo, le nidiate dopo, le andava a fare in posti che, come dire, riteneva irraggiungibile. E davanti a casa mia c'è uno di questi nidi che basterebbe arrampicarsi un po' su un albero e si andrebbero a prendere i piccoli. Io facevo questo, non glieli prendevo tutti, perché già mio padre, che allora era un cacciatore, di conseguenza quella categoria che oggi viene additata come i massacratori di tutti gli animali, mi diceva: però se proprio li vuoi prendere, prendine uno, non prenderli tutti. Perché poi la madre, quando arriva, cioè, come cazzo se la cava? Cioè, non è che tu li togli, chiamiamoli i piccoli, gli uccelli, questi esseri, e lei fa finta di niente. Lei si dispera, e in effetti era vero. Succedeva a volte che noi salivamo sugli alberi e arrivava la gazza, e poverina, se poteva veniva addirittura a beccarci. A me direttamente non è mai successo, ma altri miei amici giuravano di aver preso delle beccate dalla mamma che arrivava, e
Sicuramente io ho visto le madri disperate quando noi ci avvicinavamo ai nidi per sottrarne uno e urlavano, eccetera, perché la natura non prevedeva questa cosa qua. E cosa facevo io? Prendevo questo nido, da questo nido prendevo un piccolo, lo portavo a casa e dopo lì collaboravamo un po' tutti, perché era una tradizione di famiglia, l'aveva fatto mia mamma quando era piccola, perché suo papà era stato questo cacciatore di peli, si parlava solo di animali a casa nostra, e l'aveva fatto mio papà, lo facevano tutti, quindi si metteva questo piccolo in una scatola delle scarpe, si facevano un po' di buchi perché si diceva è meglio tenerlo il primo tempo al buio, e dopo ho capito perché lui ovviamente riusciva ad assorbire meglio questo trauma, perché lui era cresciuto, è stato covato dalla madre, aveva sentito degli odori, si era scaldato sempre e viveva all'aperto anche lui. Assolutamente non in casa, aveva sopportato tutto quello che c'era da sopportare e poi veniva estrapolato da quella che era la libertà, diventava un prigioniero e quindi si diceva è meglio tenerlo al buio e poi si cercava di nutrire dandogli le stesse cose che più o meno reperiva la mamma. Qualcuno andava a cercare i vermi, io non so perché, tutti mi dicevano devi dargli il cuore. Della mucca, un altro mi diceva devi dargli il cuore del cavallo, andavamo dalle macellerie, ci facevamo dare un pezzo di viene, devi mescolarlo con la farina di meliga perché gli dà più energia e provavamo a fare tutte le nostre esperienze, poi poverini questi uccelli, quelli che capitavano nelle mani di chi erano più esperti o erano stati estratti al momento giusto, sopravvivevano e gli altri morivano, però di questo non è che se ne creava tanti problemi. Oggi se tu prendi uno di questi uccelli, la lipu, ti multa pesantemente e probabilmente ha ragione, perché gli animali devono vivere in libertà. Nello stesso tempo noi avevamo i cani che vivevano in libertà e ce n'erano già alcuni che, fra virgolette, per utilizzarli li tenevano legati. Ma c'era questa grande consapevolezza della differenza fra l'uomo che teneva un cane legato a sé, chiuso, perché lo voleva, fra virgolette, utilizzare, perché gli serviva. I cani che nascevano, come nascono ancora adesso nei paesi asiatici, e avevano un loro destino, né più né meno di quelli della gazza, né più né meno delle volpi, né più né meno di tutto ciò che noi ammiriamo, di tutto ciò che praticamente la legge a un certo punto ha vietato che noi ce ne possiamo impossessare. Abbiamo lupi ovunque, ormai, beh, voi provate ammesso che poteste riuscire a stanare una cucciolata di lupi, portarvene una a casa, io credo che si prenda una pena inferiore se li sparate al sindaco del vostro paese, perché veramente per una cosa così c'è il penale, c'è il processo, ci sono cose veramente pesanti. Se vi dovessi dire, visto che io non sono giovane, ho visto tutto il passaggio, perché si è passato da una concezione del cane ad un'altra, vabbè, non mi viene in mente niente, se non il fatto che come dire, siamo stati testimoni di un percorso che l'abbiamo chiamato progresso e io direi progresso commerciale. Allora, non è che ci siamo più curati di cosa erano i diritti, di cosa erano i vantaggi degli animali, ma semplicemente abbiamo visto cosa noi dagli animali potevamo ottenerne. Cioè, non ci siamo più posti se stavano meglio 4, 5, 6 mucche del contadino che le lasciava tutto il giorno al pascolo, le teneva in una piccola stalla che nel tempo delle guerre, ma prima, anche per parecchi anni dopo, a volte ci si andava lì a scaldare vicino alle mucche. D'inverno avvenivano le persone nelle campagne e si andava lì a parlare nella stalla. E poi certamente queste 4-5 mucche che avevano fatto un certo tipo di vita, poi magari uno di questi vitelli veniva soppresso, né più né meno come si è sempre fatto per le galline, perché c'era questa necessità di sostentamento. Poi si è incominciato a sopprimere e venderne qualcuno, poi è partito quello che voi sapete tutti, dove oggi noi entriamo nei supermercati e troviamo ogni tipo di ben di Dio sotto il profilo delle carni animali, di pesci, eccetera, e abbiamo iniziato a fare tutto quello che conoscete bene. È veramente incredibile dove in questa trasformazione
si sia voluto attribuire al cane un valore diverso, ma non un valore diverso migliorativo, cioè nel senso un valore dove dice cazzo, prendiamo un animale e lo faremo vivere meglio di sicuro. No, no. Prendiamo un animale, cioè il cane, in parte l'abbiamo fatto anche col gatto, siccome non ce lo possiamo mangiare, inventeremo attorno a questo animale tutto il possibile e immaginabile. Sono partiti gli americani, come sempre è partito tutto. I primi film di cani che parlavano con le persone non li abbiamo prodotti noi in Italia, li hanno prodotti gli americani, come tutto il resto che noi abbiamo imparato dopo a copiare e fare. E quindi abbiamo iniziato a dare dei valori completamente diversi al cane. Quindi riuscire a immaginarci sotto il profilo zoologico che, visto che abbiamo ormai capito, e anche proprio i vari tecnici di zootecnia, addirittura spesso anche le ASL intervengono dicendo: oh, questa detenzione che fate di questi animali d'allevamento, è vero che dopo li mandate tutti al macello, ma deve mantenere determinati, come dire, determinate modalità. Adesso non mi viene il termine, non è che potete fare quello che volete sugli animali perché poi li macellerete. No, per quello che è il periodo di vita dovete rispettare tutta una serie di quelle che sono le loro necessità fisiologiche. Fra le necessità fisiologiche degli animali, e beh, si è cercato di mettere in prima battuta il fatto che gli animali devono comunque vivere il più possibile all'aria aperta, come vi ho detto prima, potendosi però riparare. Adesso non voglio andare a mettermi in un settore che conosco solo marginalmente. Certo è che con le dovute cautele e prescrizioni stanno nascendo degli animali, ad esempio, cioè modi di allevare animali tipo i maiali, che non vengono più chiusi in capannoni, ma vengono lasciati liberi nei campi. Molti dicono: no, ma adesso c'è la peste suina, c'è tutte queste cose, ma io so benissimo che chi lo fa prendono delle precauzioni che scagionano la peste suina e vedono con i loro occhi delle evoluzioni, delle migliorie incredibili sul benessere dei maiali. Non è che il benessere degli maiali interessi a molte persone, anche se il maiale è molto più intelligente del cane, e non lo dice Ezio Maria Romano, ma ormai l'hanno detto tutti i biologi e i ricercatori. Cosa interessa? La qualità della carne, perché si è capito che lo stress psicologico dell'animale poi porta indubbiamente, come anche per noi, uno stress fisico, un deterioramento del sistema immunitario, un processo di malattia sugli animali, che anche il sapore della carne cambia. Quindi oggi noi stiamo cercando di riportare gli animali di nuovo a vivere come vivevano una volta, il più possibile all'aria aperta, perché ci siamo resi conto laggiù dove li mangiamo che la carne è migliore. Basta vedere la differenza fra le galline che vengono allevate nelle gabbie, come le galline che oggi dicono galline ovaiole allevate a terra, sembra che addirittura le uova abbiano un'alta qualità. Quindi laggiù dove ci cacciamo in bocca gli animali e ne assaporiamo la carne, vabbè cazzo, tutto quello che noi dobbiamo fare l'abbiamo fatto, perché alla fine ciò che noi ne vogliamo ottenere è una miglioria, no, del sapore di quello che mangiamo. Ecco, in questo, diciamo, percorso che noi abbiamo fatto, chiamiamolo di emancipazione forzata a nostro favore, a favore degli animali non abbiamo fatto un cazzo. Da quando abbiamo iniziato a imprigionarli, cioè noi vediamo, noi adesso c'è una guerra, non c'è nessuno che ha voglia di essere invaso, ha voglia di essere condizionato, ha voglia che gli vengano cambiate le abitudini, ha voglia di non agire liberamente. No, immaginare che abbiano voglia gli animali, compreso il cane, insomma, mi sembra veramente che siamo degli idioti, ed è il motivo per il quale su queste pagine, ma specialmente Cinofilia Naturale, io adesso ho preso una linea molto più dura di prima. Prima lasciavo che tutti venissero senza esperienza a dire la puttanata che avevano in mente. Oggi, man mano che le persone dicono: non sono d'accordo di quello che dice, tu non hai studiato un cazzo, non so, cioè, che cosa, c'hai un cane sul cuscino che gli gratti la pancia, e qual è il motivo che dovremmo discutere? Quindi questi io li blocco, li elimino dalla pagina e prendo
premio quelli che dicono: ma tutto sommato a me interessa far vivere meglio il mio cane, quindi voglio imparare, perché amare, se proprio visto che adesso si parla d'amore, bisogna conoscere. Voi non potete amare vostra moglie se non la conoscete. Prima la conoscete, poi vedete che siete compatibili, poi decide di conviverci per un periodo, poi scegliete di convivere per sempre e poi nel tempo la amate sempre di più, perché vi rendete conto di quanto vi fa vivere bene questo come benessere psicologico, ma il vostro benessere psicologico è dato da quanto voi riuscite a essere compatibili. Essere compatibili significa vedere che la convivenza con un altro individuo ci porta dei vantaggi, non vedere che la convivenza con un altro obiettivo porta solo i vantaggi all'altro, scusi, obiettivo, ho detto, all'altro individuo porta solo vantaggi all'altro individuo, se no non ci volete convivere. E infatti i cani normalmente quando vedono questa situazione possono migrare proprio come natura e oggi non possono migrare un cazzo. Quindi mediamente noi siamo tutti, dal primo all'ultimo, indipendentemente dalle frasi, dalle foto che mettiamo sui social, responsabili di un deterioramento sensibile del benessere psicologico e fisico di tutti i nostri animali, compreso di quelli domestici e quindi innanzitutto dei cani. Quindi immaginarci che tutta questa cosa sia stata fatta a favore dei cani, vabbè, è già una mezza barzelletta. Si può non studiare, si può non voler, si possono avere animali, non studiare zoologia, rifiutarsi di osservare a lungo le realtà, rifiutarsi di indagare come i cani avrebbero vissuto se noi non ci fossimo messi di mezzo fra loro e la natura. Uno può rifiutarsi di studiare, come vi ho detto prima, ma di prendere coscienza di tutta una serie di cose inerenti alla convivenza, quelle che vi ho appena detto, no? La convivenza porta dei vantaggi a me se le modalità di convivenza, come dire, sono a favore dei miei desideri, delle mie ambizioni. Si può addirittura dire: no, ma io non ho più niente da imparare, sono sicuro che quello che io faccio per il mio cane è a posto. Il tema è quello se farli vivere dentro o fuori. Allora, io la so già la risposta finale, ve l'anticipo già, 1.000 a 1 farli vivere fuori, e poi vi spiegherò i motivi. Però prima di arrivare a questo vi vorrei ancora sottolineare una cosa. Io capisco benissimo che in questa fase, chiamiamola evolutiva, ma nello stesso tempo involutiva, l'uomo stesso, anche se è stato l'artefice di tutto questo cambiamento, di questa trasformazione, si è snaturato e quindi soffrano un poco. È normale, perché tutto dove noi andiamo a toccare gli equilibri della natura e noi creiamo dei disastri. Lo vediamo, no? Con i fiumi, con tutto, con i terremoti, con i giacimenti, con l'estrazione di petrolio, poi cosa? Tutto, praticamente adesso stiamo inquinando l'aria, l'acqua. L'acqua è un mio progetto che molti lo conoscono. C'è una pagina che si chiama Ezio Maria Romano Acqua e Benessere, perché a fianco della cinofilia naturale ho impiantato 2 anni fa un progetto di sensibilizzazione delle persone che mi seguono su quanto possa essere importante la rivalutazione dell'acqua, che è una cosa, una fonte di vita come l'aria, in certe occasioni addirittura più importante per la nostra esistenza. Di conseguenza dico, l'uomo nella sua evoluzione, sbarra involuzione, beh, ha modificato, ha voluto imperversare sulla natura, ha voluto essere artefice di speculazioni, ha voluto fregarsene, ha voluto essere cieco come vogliono essere ciechi tanti proprietari di cani. E tutto sommato, siccome questi sono sempre interventi di carattere commerciale, speculativo, economico, eccetera, vengono favoriti dalla politica, vengono favoriti dai media, vengono favoriti da una certa opinione pubblica, eccetera. E quindi si va avanti in modo imperativo. L'uomo ha fatto finta finora che distruggere la natura era una cosa normale. Poi qualcuno ogni tanto si alza e dice: no, ah, ecco, va bene, siccome ci sono dei contributi che mangeranno tutti, dice: no, adesso dobbiamo salvaguardare questa cosa. Fanno finta, ma in realtà non fanno finta un cazzo, nel senso, si spostano solo le speculazioni. E quindi io mi rendo conto di quanto sia sofferente oggi l'uomo, che abbia proprio disimparato a relazionarsi con le altre persone.
che si sia incatenato in un sistema di vita che non c'è più spazio per il proprio benessere psicologico, che i rapporti fra persone, visto che abbiamo portato il nostro ego alle stelle, si siano incancrediti molto, che non è più una caratteristica dell'uomo saper ascoltare gli altri, avere attenzione per gli altri, avere la vera solidarietà, rinunciare un po' ai propri interessi per favorire quelli degli altri. Questi, diciamo, i pochi che hanno capito che si dovrebbe vivere così e lo mettono in pratica potrebbero oggi essere paragonati ai santi di un tempo. Forse i santi di un tempo erano semplicemente queste persone che si rendevano a un certo punto conto che vivere in un certo modo, beh, poteva portare dei vantaggi sia a se stessi sia alla comunità. Quindi il fatto che ci siano tantissime persone che abbiano la necessità di vivere in simbiosi con un cane, non sono così cretino da non poterlo aver capito. L'avrebbe capito chiunque. A maggior ragione studio i cani e le relazioni di uomo e cane da 20 anni tutti i giorni, e quindi se moltiplicassimo 20 anni per 365 giorni arriveremo, boh, non so, 8.000 giorni moltiplicato per 8 ore, un sacco di ore le ho passate solo a studiare questo. Ho scritto anche dei libri. I miei stessi libri sono la testimonianza di quella che è stata una trasformazione. Sono partito facendo delle considerazioni per poi arrivare ad altre considerazioni. Quindi io non dico che le persone che a un certo punto erano attratte dal volere un cane in casa con loro vadano criminalizzate perché l'hanno preso senza avere un giardino. No, perché è stata un'evoluzione sociale. Io questa evoluzione sociale la vidi a casa mia. Proprio mio nonno, che era un cacciatore di pelli, che ha passato tutta la sua esistenza, si può dire, nei boschi, tra l'altro d'inverno, perché le pelli avevano un maggior valore d'inverno, quindi in mezzo al ghiaccio, la neve. Non per questo poi anche l'alcol faceva la sua parte, c'era un problema in famiglia, insomma tutta una serie di cose. Proprio da lui nacquero due sorelle, una era mia mamma, le uniche due figlie, anzi ne nacquero tre ma uno morì. E un'altra era mia zia. Mia mamma zero interesse sugli animali, per dire, quando io dico che bisogna sempre fare una selezione se si vuol fare, come dire, avere degli obiettivi sul lavoro di un cane. Perché proprio da mio nonno, cacciatore di pelli, nacquero due figlie. Una era mia mamma, non ne voleva sapere degli animali, li guardava ma era completamente indifferente. E un'altra, che era mia zia, ovvero la sorella di mia mamma, patita, una patita al femminile come mio nonno. Al punto che quando per lavoro, per crisi, eccetera, si dovette trasferire dalla campagna a Torino, tutti raccontiamo ancora adesso in famiglia quando di due balconi uno lo trasformò in un pollaio e prese subito dei pulcini, immaginatevi, no? In un condominio di Torino, vabbè, c'era un'altra tolleranza da adesso, non credo ci fossero manco gli amministratori, e beh, la prima cosa che aveva fatto aveva trasformato un balcone in un pollaio perché si allevava le galline in un condominio di Torino. E lei fu proprio quella a portare, fra virgolette, un scombussolamento sul concetto del cane, perché lei iniziò ad avere una piccola cagnolina che si chiamava Mirka, me la ricordo benissimo, che era stata la sua unica consolazione a tutta una serie di cose brutte che gli erano successe nella vita. Si era sposata, aveva trovato un marito che la picchiava, che non gli dava mai soldi. Ci sono foto che ritraggono questa mia zia, che era come quelle che si vedono ad Auschwitz, eppure vivevano in posti civili dove lui non gli dava soldi assolutamente, lei non riusciva neanche a mangiare, viveva una sorta di schiavitù. Quando finalmente, posso dire, questo mio zio passò a miglior vita per lui e per tutte le altre persone, la solitudine, la sofferenza, il fatto che abitava a Torino, iniziò ad arrivarsene nel nostro paese di campagna come donna che in questo momento aveva. Era stata a Torino, aveva preso un po' l'abitudine della città e iniziò a convivere in completa simbiosi, sempre, con questa femmina che si chiamava Mirka. Mi ricordo che in lei era talmente radicata comunque una cultura, credo centenaria, perché gli stessi genitori di mio nonno, che era un cacciatore di pelli,
commerciavano in bestiame, suo fratello era un grande commerciante di bestiame, quindi sempre di vita di animali. Beh, lei faceva la sarta e aveva confezionato parecchie mutandine a questa femmina che noi, mi ricordo che mio papà, che avevamo i cani fuori, quando tornava a casa diceva povera bestia che era questa Mirka, perché lei non sapeva come cavarsela, doveva vivere in un appartamento. La femmina aveva le mestruazioni, non esistevano ancora tutti questi accorgimenti che ci sono, e lei cuciva con della tela bianca, aveva cucito delle mutandine che le legava e gli metteva le mutandine alla femmina, quindi fin quando non finiva il calore. Raccontava poi, quando era ritornata, che viveva al primo piano, di tenere dei secchi d'acqua, pieni d'acqua nel suo appartamento, sempre di condominio, e di scendere 2 o 3 volte alla notte e di lanciargli l'acqua a parecchi maschi che ululavano, che sentivano l'odore di questa femmina Mirka in calore, e che lei per quei giorni sarebbe stata una disperazione. Ma non si è mai sognata di pensare a sterilizzare il proprio cane, perché era una cosa che non l'avrebbe fatta nessuno, non l'avrebbe fatta nessuno completamente, o perlomeno lo facevano già nelle città, ma mai l'avrebbe fatta mia zia. Quindi, quando le persone mi dicono: vabbè, ma tu fai un ragionamento perché hai una villa col giardino, è vero, io ho fatto una scelta di vita, ho rinunciato a altre cose, ho lavorato tanto e mi sono fatto proprio la casa che volevo io, come volevo io, con il giardino e nel posto dove volevo io, in mezzo alla natura. Quindi io non condanno le persone che hanno la consapevolezza che per soddisfare delle proprie necessità di carattere psicologico, di gratificazione personale, necessità riparatrici di stati emotivi che creano delle sofferenze, hanno deciso, pur non avendone un ambiente idoneo, di adottare un cane. Io più che uno direi due, oppure dicono no, due sarebbe troppo impegnativo. Non condanno quelli che dopo, avendo adottato sto cane, per tutta una serie di motivi, hanno dovuto prendere dei provvedimenti sull'animale, offendendone sia la dignità dell'animale, sia menomandone tutta una serie di istinti. No, l'unica cosa che io condanno è quelli che vogliono far diventare questa la normalità. Questa no normalità viene appoggiata da tutto l'apparato commerciale, perché più persone psicopatiche prendono cani e li fanno diventare psicopatici, e più diventano degli utenti e dei clienti disposti a spendere tanti soldi presso a queste entità commerciali di servizi, di farmacia, veterinari, eccetera. Allora, ecco, una cosa che io condanno è quelli che vogliono far dare un colpo di spugna a quello che è la natura in generale, un colpo di spugna a quello che è la natura del cane, un colpo di spugna a tutto, facendo diventare questa, solo perché è sempre più diffusa, perché viene sponsorizzata ormai da tutti, è ormai diventata una maggioranza, perché è talmente importante come business economico che è difficile che un discorso come questo, prima che una volta non c'erano i social, e beh, ma io come facevo a diffondere? Impossibile, chi è che mi lasci andare in televisione a dire questo? Che proprio perché c'è un programma degli animali, subito dopo ci sarà la pubblicità di un mangimificio, di un'attrezzatura, di una medicinali per animali, cioè perché io come business, cioè mi occupo come attività, eccetera, di fare il cinofilo, perché mi faccio pagare per la cultura che trasferisco laggiù dove ci sono problematiche, c'è la voglia di allevare un cane secondo gli istinti primari dell'animale, c'è la voglia di fare qualcosa a favore dell'animale perché si è recuperata una coscienza naturale, oppure c'è la necessità di avere quei cani dei quali io me ne occupo di tanto tempo, e beh, è ovvio che le televisioni, i media, quelli che trasferiscono la cultura cinofila, il loro business è quello di promuovere, no, di promuovere, di concedere alle aziende che producono determinati servizi e prodotti che vengono promosse sulle loro emittenti. Allora io cos'è che condanno e che non tollero, ed era l'argomento? È il fatto che si voglia far credere che il cane in generale, poi potrò parlare di quelle pochissime eccezioni, viva meglio in un appartamento o addirittura
viva meglio di notte in casa piuttosto che stare nel giardino, addirittura quelli li condanno ancora di più, hanno la casa con il giardino, quindi c'è l'habitat naturale, per modo di dire, perché potrei fare un'altra diretta e raccontarvi con tutti i popoli che ho visitato nel mondo come molti popoli scelgono di stare il più possibile all'aria aperta, ma vi potrei raccontare come da quando ho cambiato vita io ho abitato anche 10 anni a Milano, poi sono rientrato per voler fare la mia attività. No? Chiudere con quelli che erano i business veri e propri e iniziare con quello che era un contatto con la natura, che ne sentivo forse geneticamente l'esigenza. Ecco, da quando io vivo sempre fuori mi ammalo 1000 volte di meno da quando io stavo chiuso in ufficio, da quando io respiravo aria viziata, da quando io, quando io ad esempio mi scaldo per scelta da 25 anni con il legno. Scaldarsi con il legno vuol dire avere degli ambienti più freddi, vuol dire andare in bagno e non c'è assolutamente la temperatura che hanno quelli che hanno il riscaldamento centralizzato, eccetera. Vuol dire proprio approvvigionarsi di legno, sistemare il legno, tagliarlo, fare, eccetera. Adesso io posso solo occuparmi di metterlo a posto perché non ne avrei tempo, ma conosco tanta altra gente che lo fa. Ecco, vi posso parlare della mia esperienza diretta, la mia salute è cambiata totalmente. Quando i primi 40 anni della mia vita soffrivo di raffreddore, mal di gola, tosse tutti gli anni, eccetera. Oggi io posso dirvi che da 25 anni che non so cosa sono le medicine e vivo sempre fuori. Quindi, possibile che io, uomo, che noi ce lo immaginiamo che si deve vestire con i vestiti e tutto, vivo molto meglio stando sempre all'aria aperta. Quest'anno chiudo di nuovo un anno, c'è altro che il Covid. Io non sono vaccinato, non ho preso, si può dire, precauzioni. Io, come tutta la mia famiglia, non abbiamo preso un cazzo. Fortunatamente qualcuno crede ancora negli anticorpi. Noi ci crediamo e gli anticorpi ce li siamo fatti vivendo il più possibile fuori e facendo una vita naturale. Quindi come posso immaginarmi che se io voglio andare a favore del benessere del mio cane, sia psicologico che fisico, laggiù dove addirittura ho la possibilità, cioè il giardino, lo faccio uscire 2 ore, poi dico: no, no, deve stare in casa con me perché lui non è, perché allora è caldo, perché allora è freddo, e mi invento un sacco di balle. Quindi è veramente impossibile. Ed è un po' questi appuntamenti che io adesso farò al mercoledì che non c'entreranno con i cani da guardia, con i cani da gregge, eccetera. No, perché io ho avuto ogni tipo di cani. Io stesso ho avuto cani da compagnia. Mio papà faceva cacciatore per il. Fin quando ho avuto almeno 15 anni mi faceva cacciatore, poi sono riuscito a farlo smettere. Però al di là di questo aspetto, poi abbiamo avuto cani da compagnia, ho tenuto anch'io i cani in casa, ho avuto anch'io i cani che venivano a dormire sotto le coperte. Tutte le esperienze con gli animali le ho fatte anch'io. Poi però man mano che sono andato avanti ho studiato, ho iniziato a studiare i cani, ma l'evoluzione in me è stata inevitabile. E nella mia evoluzione ho capito quanto sia importante che il cane viva sempre fuori, ma non solo per una questione di benessere fisico, ma per una questione di benessere psicologico. Prima di chiudere questa diretta, ma intanto andremo ancora avanti, eccetera, voglio anticipare quelle che potranno essere obiezioni. Ma il cane a pelo corto? Bene, il cane a pelo corto facciamoli scegliere di fare quel che cazzo che vuole lui. Esistono adesso cucce che sono coinventate e possiamo fare quel che vogliamo, ma dobbiamo lasciar scegliere il cane se è vero che li vogliamo bene e se ne abbiamo la possibilità. Quindi posso assolvere quelli che dicono magari potessi, ma non assolvo quelli che dice no, i sciagurati li fanno dormire fuori, noi siamo meglio perché li facciamo dormire nel soggiorno. No, non è così, non c'è il meglio in natura quando io li tolgo l'aria aperta giorno e notte, quando io gli tolgo la possibilità all'animale di scegliere e gli tolgo addirittura la possibilità di andare a pisciare, a cagare quando vuole, mi deve dare dei segnali, se la fa magari nell'appartamento lo sgrido. Lì è solo il peggio assoluto, non esiste amore nei confronti di questi animali, esiste solo egoismo, che io sono talmente egoista, il cane mi fa talmente comodo e non voglio affrontare la realtà zoologica che ignoro, condanno, creo sette, giudico chiunque mi incrini questa mia convinzione che io ho voluto crearmi, che è fasulla completamente ed è magari appoggiata anche da veterinari, perché io, cioè, ho tanti clienti che non
non possono contraddire, appoggiata da tutti quelli che vendono prodotti, appoggiata dai media, ma non me ne frega una sega di questo. La natura è la natura, e l'unica che appoggia la natura è la natura, ok? Quindi quello che vi volevo incominciare a introdurre come argomento, poi ne tratteremo parecchi, sempre su questa pagina Cinofilia Naturale, perché io nella cinofilia mi devo occupare di tante cose e mi voglio occupare, cioè e mi posso, voglio dire, occupare spesso di quello che riesco. Quindi la cinofilia naturale è una cosa che io ho ideato, è una cosa che io sto diffondendo sempre di più, lo sto facendo in Italia, mi sto organizzando per farlo anche all'estero, e quindi il mercoledì adesso, non so, per un mese o due, fin quando riusciremo a incontrarci, vorrò diffondere questi concetti per mettere dei capisaldi, delle certezze. Non mi interessa tu per che motivo hai preso il cane, mi interessa che tu inizi a capire qualcosa su cos'è la natura in generale e la natura del cane, e ti disintossichi di tutte queste puttanate che ti sei messo in testa, un po' perché ti fanno comodo, un po' perché le condividi col tuo amico, un po' perché te le dice la televisione che poi ti vende dei prodotti, e un po' perché magari te le dicono pure i veterinari. Non è che non sanno la verità, ma hanno paura di perdere i clienti, perché ormai siamo talmente tanti che chi è che contraddice un cliente? Magari lo possono fare dei matti come me che se ne sbattono il cazzo di essere simpatici e antipatici. Io voglio essere dalla parte del cane e voglio insegnare alle persone quella che è innanzitutto la natura del cane, che poi è collegata con tutto il resto della natura. Quindi concludo l'argomento di stasera e dirvi: senza dubbi, in mille occasioni, tranne pochissime eccezioni alle quali si può trovare rimedio, e il rimedio ve l'ho appena detto. E questo per il vantaggio sia psicologico che fisico del cane. Il cane, laggiù dove via avete la possibilità di avere un giardino, deve sempre vivere fuori dal primo momento che è svezzato, fino agli ultimi giorni della sua vita. Okay? Questo è ciò che io penso della mia cinofilia naturale, ciò che trasmetto a quelli che credono di seguirmi. Non mi interessano le discussioni, potete non seguire più la mia pagina, ma la mia cinofilia si chiama cinofilia naturale perché, in base agli studi che ho fatto in tutto il mondo, con tutte le persone che studiano come me, si sono confrontate sull'argomento, vabbè, è palese che siamo tutti d'accordo su questo aspetto. Bene, vi ringrazio tanto per avermi seguito, quindi ricordatevi, mercoledì parleremo di nuovo di cinofilia naturale. Se, invitando amici o altri, arriveremo a superare i 50, mercoledì estrarremo a sorte fra i partecipanti, come abbiamo già fatto su Cani da Guardia e Sicurezza, il videocorso di cinofilia naturale, perché nel videocorso, in queste 3 ore, vi spiego bene nei dettagli tutte le motivazioni di certe scelte, come bisogna comportarsi, il perché bisogna usare certe logiche e tutti i vantaggi, prima di tutto il benessere psicologico del nostro cane, che poi è la conseguenza del benessere fisico. Concludo dicendovi che è convinzione di molte persone che hanno necessità per il loro equilibrio psicologico di tenere un cane prigioniero del loro egoismo, che sono convinti che gli animali hanno bisogno della presenza umana. No, purtroppo per me, che appartengo alla razza umana, cazzo, la razza umana non è mai servita a nessun animale e non serve nemmeno e per niente ai cani. È giusto che, come dire, è normale che ci piacciono i cani. Io sono malato di cani, ne avrò più di 40. E se non ci fossero i cani la mia vita sarebbe diversa, ma siamo tutti consapevoli che il cane è lì perché l'abbiamo deciso noi, e noi, visto che ci piacciono e ci danno tanto, abbiamo il dovere di farli vivere, come dire, secondo i loro istinti. E il discorso è dire: è ora che iniziamo a farli vivere da cani, non deve diventare un disprezzo, deve diventare un motto di nostra grande evoluzione nella direzione di quello che ci ha insegnato la natura per millenni. E non capisco perché adesso che l'uomo è esploso in tutte le sue cazzate, che ne fa una ogni giorno, compreso quella a livello mondiale e politico, vi dobbiamo anche invertire o cambiare quello che è l'orientamento del nostro rapporto nei confronti del cane, sempre a svantaggio del cane. Non è mai a vantaggio della natura tutto ciò che fa l'uomo, è sempre a svantaggio. Quindi anche la nostra presenza, insistenza, invadenza,
nel rapporto fra cane e animale. Vi ringrazio tanto per avermi seguito e su questa pagina, con questi argomenti, ci diamo l'appuntamento al prossimo mercoledì. A presto!